Bonjour ragazzi, allora oggi ho una collaborazione in arrivo molto molto speciale e anzi, a parte che prima devo farvi vedere che sto indossando i nuovi bracciali, sono troppo contenta di averli trovati. Volete sapere una cosa molto comica? Questa mattina, cioè praticamente il giorno dopo che io ve li ho fatti vedere, la ragazza della boutique di Venezia mi ha scritto che le sono arrivati, quindi però vabbè dai, li ho trovati un pochino prima, però alla fine sarei riuscita comunque. Allora, la mia pettinatura è indecente. Perché? Perché adesso vi spiego, c'è un motivo, c'è un motivo. Qui c'è anche Patatone. Ciao Patatone! Ciao Miles! Cosa stai facendo? Ciao pupetto! Ciao! E il motivo è che tra un po' arriva un parrucchiere molto conosciuto, che è un parrucchiere che si occupa di cinema, di televisione, quindi conosce tantissimi famosi, tra cui De Sica, uno dei miti di Tomash. E quindi è impazzito, ha scoperto che ha lavorato anche con De Sica ed arriverà qui tra pochissimo, quindi voglio truccarmi nel frattempo se riesco in tempo, altrimenti mentre mi farà i trattamenti mi truccherò e mi sistemerà i capelli, sia per quanto riguarda il colore, sia mi farà un bel trattamento alla cheratina perché ne ho davvero bisogno. Se vi ricordate ad Amsterdam li facevo sempre e mi manca davvero davvero tanto, quindi sono molto molto contenta e fortunata a poter collaborare con lui. Tra un po' lo conoscerete, ma adesso Beauty Blender alla mano che devo cambiare perché ha preso un po' il colore della saponetta verde e ha un sacco di tagli e taglietti. E quindi mi metto al truccaggio, make-up session. Eccoci qua, siamo con Matteo, super parrucchiere. Grazie per essere venuto. È venuto da Milano direttamente per me. Sono molto, molto contenta. Adesso stiamo valutando la Sì. situazione capelli. Com'è? Sii sincero. Bisogna sistemarlo, dai. Bisogna far riprendere un po' questi capelli. Però ovviamente abbiamo un'ottima base, quindi non ci saranno problemi. Grazie, grazie. E vuoi dire il tuo Instagram se volete seguirlo? Scibetta Matteo. Sarà Ok. difficile, poi magari ve lo scriviamo. Lo mettiamo in sovraimpressione Ho se il cognome un serve. po' complicato. Bene, bene. Allora iniziamo con la magia. Voglio essere completamente diverso. Assolutamente. Faremo diventare il colore più naturale. Cosa Ok. significa? Significa che andremo a creare delle sfumature lavorando in verticale, alcune del colore naturale, freddo, quindi rimaniamo sul cenere, e alcune con un biondo tendente al platino, quindi non giallo, ma un biondo freddo. Benissimo, benissimo. Ok? Sì, sono un po' giallo. Lavoreremo con i Noir dell'Oréal per quel che riguarda la base. E andremo poi a fare le schiaritura con il 901S perché rimane più delicato del decolorante in modo che non mi va a stressare troppo il Che capello. già sono abbastanza Perché comunque, stressato. esatto, e poi il suo capello è molto chiaro, quindi non c'è bisogno di usare dei prodotti troppo aggressivi. Ok? Grazie. Facciamo vedere il risultato piano piano. Ci siamo. Allora, abbiamo finito il colore e sono strapiena di carta stagnola, sembra un alieno ed è pesantissima. E adesso devo stare così tipo una ventina di minuti, 15-20 minuti in posa. E nel frattempo mi trucco. Piccola pausa, abbiamo ordinato il sushi. Qui c'è anche Pupetto. Lo chiamo sempre Pupetto, però lui non mangia niente. Non mangia niente perché sta a dieta. No, sto scherzando, ho appena mangiato un panino con Con? la pancetta. Sì. Prendo Ok, e dopo basta. pancetta e mentale. Ah, ok. E noi invece abbiamo ordinato il sushi che è arrivato velocissimo e inaspettatamente. E questi sono i roll, non mi ricordo mai il nome, ma c'è l'avocado, il salmone e il Philadelphia, anche Matteo li ha presi uguali. E poi io ho preso i soliti maki al salmone, i nigiri al salmone, che sapete prendo sempre solo salmone. E tu cosa hai preso? Piccanti. Il piccante. Sempre col salmone, che cos'è? Sì, salmone e avocado. Ullala. Salmone che lui comunque è abituato a mangiarlo a Milano ogni giorno. Mangiava sempre salmone. Nel frattempo che abbiamo mangiato, io in realtà avevo addosso questo La impacco, cheratina, la abbiamo cheratina. utilizzato i prodotti della Fito. Abbiamo utilizzato fitocheratina, sia la maschera Extreme miscelata a questo prodotto. Ok. Oh, ok, che è super super concentrato, mi Sì, dicevi. esatto, e si può rimettere poi prima dell'asciugatura e lo andremo a rimettere sia prima dell'asciugatura
e un altro prodotto sempre alla cheratina per finire il lavoro. Ok, bene. E l'abbiamo lasciato in posa quanto? Tantissimo, più possibile si Tantissimo, lascia, più abbiamo possibile. mangiato. Bravo, dobbiamo farlo per forza nel lavandino perché io vi giuro che non so, dopo 5 mesi che abitiamo qua, non so come si apre l'acqua nel coso, come si chiama? La Nel vasca. telefono, doccia, vasca, non so, sì. Comunque, e quindi dobbiamo fare tipo disagiati e cercare di fare qua in qualche maniera nel lavandino. Trucco completato. E oggi ho messo lo stesso rossetto che indossavo il giorno del mio matrimonio. Sì! Vedi che si è asciugato adesso l'opaco? Bello, Sì, è molto molto bello. bello. E l'occhio è stupendo. È Grazie. molto brava la ragazza. Grazie. È detto da te, super complimenti. No, no, sei molto brava. Ci siamo ragazzi, questo è il colore. Wow. Mi piace perché è naturale, non è tutto Esatto. giallo, tutto piatto. Sono curiosa di vedere asciugati come Asciutti. saranno, che saranno più corposi con la Esatto. cheratina. Ah, finalmente. Li tagliamo proprio poco poco poco, Sì. vero? Tipo giusto per regolare. Creiamo un po' di movimento all'interno del capello senza scalare, quindi non creiamo delle ciocche corte, ma diamo movimento al capello. Guarda già. Bello, bellissimo. Devi andare, È prima super scontra. super naturale, sembra Devi proprio il mio. andare, devi andare. Prima Ah, scontrare, però devi devo adeguarlo, asciugarli eh. Al sempre verso. contrario, poi ci dall'altra parte. Bellissimo. E così sembra che hai più volume, no? È bellissimo. Già la piega è strafiga, che non so come tu abbia fatto, voglio imparare anch'io, ma Guardiamo il colore il anche. colore, cioè, è meraviglioso. Cioè, è il mio colore, però un po' schiarito. Come cavolo hai fatto? Dio, è fantastico. Cioè, guardate che roba. Non vedo dove finisce il mio e dove Dove inizia il inizia il tuo? colore. Naturale. Cioè, fantastico. Matteo, grazie, davvero. Sono troppo felice. Sono davvero Anch'io, super, è un super piacere stare felice. con E poi te. sono super morbidi. Sì. Abbiamo No, fantastico. le punte, la parte chiara non le abbiamo toccate per niente, in modo che non si spezzano, in modo che non si rovinano e manteniamo sempre il biondo bello, naturale e setoso. Grazie, grazie, sono super contenta. E rivediamoci presto, Sì, rivediamoci presto. E assolutamente. seguitelo su Instagram. Ciao. Ciao. Gatta Stellina, questo è il suo cuscino preferito. Ciao. La Stellina ha una vita molto dura la vita di Gatta Stellina. Lei sta tutto il giorno su questo cuscino e ogni tanto fa una pausa pappa. Quindi deve camminare fino alla cucina e poi deve camminare anche fino al cuscino di nuovo. Non è mica poco. Voglio dire, è una vita attiva questa. Guardate com'è denutrita. Adesso l'ha guardato malissimo perché sta arrivando Gatto Denver. Gatto Denver? E gatta Stellina. Io sono tanto tanto contenta per i miei capelli che sono bellissimi e finalmente sono morbidi, sono setosi e sono di un colore un pochino più simile al mio naturale, anche se sono comunque un po' schiariti, ma sono peli dei gatti comunque, ma sono comunque super super super, sono molto molto felice. Adesso sono al computer circondata dai gatti e sto caricando, in realtà il mio computer si è impallato, non so se succede anche a voi, ma io questo MacBook ce l'ho da quant'è? Sarà 3 anni e mezzo e tipo, cioè, si sta impallando un sacco. Sì, Gatto Denver, sei giusto un po' invadente. E si sta impallando un sacco, non so se lo devo cambiare o fare che cosa devo fare, però si impalla anche quando cerco semplicemente di aprire 4 immagini, quindi in realtà sto creando il file del video haul che voglio caricare oggi. Ho modificato soltanto alcune impostazioni riguardo i colori, ho cambiato la saturazione e i contrasti e adesso lo sto creando su Final Cut Pro, dopodiché posso caricarlo su YouTube. Oggi non credo che farò in tempo alle 17:30 purtroppo, ma arriverà credo alle 18, quindi giusto un pochino in ritardo. E adesso vado a creare l'anteprima.
devo sceglierne una tra queste quattro e poi vado a creare proprio l'anteprima in sé. Questa è solo la foto base, però vedete non riesce ad aprirmele, non so come mai, ma oggi il computer non va granché bene. Ragazzi, allora, in realtà oggi questo vlog sarà un po' sconclusionato perché oggi non ho filmato tantissimo, ma stamattina e fino al pomeriggio, fino a quando ho filmato, stavo bene. Poi mi ho preso un mal di pancia, sono stata malissimissimo, malissimo. E siamo andati a cena dalla nonna di Tomas, ma non sono riuscita a filmare perché proprio ho cenato con i dolori e dopo cena mi sono sdraiata sul divano con la coperta e sono rimasta là. Davvero oggi non sono stata per niente bene, proprio crampi alla pancia e sono veramente distrutta. Ho preso un'aspirina, ma se non mi passa adesso dovrò prendere un moment, quindi perdonatemi, scusatemi per questo video così sconclusionato appunto, ma di solito mi piace sempre filmare durante tutta la giornata, non lascio mai buchi vuoti, ma in questo video mi rendo conto che ho filmato tanto la mattina, il pomeriggio e poi non ho filmato nulla, ma sostanzialmente sono uscita di casa, sono andata a comprare un paio di cose per la casa, niente di che, sono andata a prendere un po' di pastine in panetteria da portare alla nonna di Tomas, era da un po' che non la vedevamo e poi siamo andati da lei, ci ha preparato la cena, ci ha fatto il brodo come al solito che sa che ci piace, poi ci ha fatto delle bistecche con le patate e poi abbiamo mangiato le pastine che le abbiamo portate, poi aveva anche i krapfen alla marmellata, cioè i bomboloni alla marmellata, quindi abbiamo mangiato anche quelli e poi le ho chiesto un sacco di tè caldo perché mi aiuta e quindi poi sono stata... Però in realtà no, sono stata malissimo anche dopo il tè caldo, ho preso un'aspirina e anche quella ci ha messo un sacco a fare effetto e comunque non mi è passato del tutto. Quindi oggi proprio così così, giornata, prendo un giorno di malattia oggi, della serie, no, oggi proprio giornata così, non, scusatemi davvero. Adesso dovrò andare a struccarmi e non ho per niente voglia di struccarmi, ma devo farlo, non posso andare a dormire con il trucco, e anche se riesco malapena a stare in piedi in realtà, ma devo assolutamente struccarmi e poi legherò i capelli prima di andare a nanna, ma guardate che meraviglia, sono troppo troppo contenta per i miei capelli, però ovviamente li legherò questa notte, domani purtroppo non avranno più una piega così perfetta, mannaggia, io non faccio mai la piega, li lascio sempre naturali come sono i miei, lisci, però mi piace un sacco farli ondulare, quando ce li ho ondulati è bellissimo, però non sono bravissima a farli, se uso il ferro poi ogni volta anche mi dispiace perché usare ogni volta il ferro, il calore eccetera, no, è proprio il massimo, quindi per una volta ogni tanto piacciono troppo così. Adesso, visto che è già passata la mezzanotte, dovrò anche decretare la vincitrice, anzi le 5 vincitrici del giveaway Benefit, ma anche se è scaduto quello, se è finito quello su Instagram, ne lancerò subito un altro, quindi stay tuned per un altro super giveaway. Niente, vi do la buonanotte così, Tomas si sta facendo la doccia, io adesso vado a struccarmi e a lavarmi i denti. E questo è tutto, a mettermi l'apparecchio, come ben sapete, perché ho l'apparecchio la notte. E uno di questi giorni devo anche fare uno sbiancamento, perché sono letteralmente fissata con lo sbiancamento dentale. Quindi, credo di aver già chiesto scusa almeno 3 volte in questo video, quindi non lo farò più, anche se vorrei davvero ancora scusarmi per questo video, però oggi sono stata proprio male, cioè non ci potevo fare niente, mi sono completamente dimenticata della videocamera perché non sono stata proprio bene.
però vi ho fatto il riassunto di quello che è successo, di quello che è, sì, che è successo. E Brin, il cane della nonna di Tomas, è già diventato grandissimo, ve lo devo assolutamente far vedere, che ha 11 mesi ed è già grande, sembra un lupo, ed è super super socievole, vuole sempre giocare, vuole le coccole, letteralmente mi si fionda addosso non appena mi vede, mi arriva già qua, cioè è enorme e ha tipo 11 mesi. Comunque dovrete vederlo uno di questi giorni, quando torniamo su devo assolutamente farvelo vedere. Quindi per adesso vi saluto, vi mando un bacio enorme, mia family. Mi raccomando, controllate Instagram per un nuovo giveaway, perché probabilmente quando vedrete questo video sarà già online un nuovo giveaway o starà per arrivare. Altra cosa, mi avete scritto in tantissime, ho visto sul video che ho lanciato oggi, ho letto prima i vostri commenti, in tante mi dite di fare giveaway anche su YouTube, quindi penso che nasconderò i giveaway nei vari video di YouTube. Stay tuned, perché ci saranno tantissime sorprese, quindi bacio grandissimo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, anzi domani, alla prossima, domani con un nuovo video, non mancate, vi aspetto. Ciao mia family.